Sono Anna Soave, benvenuti nel mio canale YouTube. Se non lo avete ancora fatto, attivate il campanello per essere aggiornati su ogni nuovo contenuto. Ti ricordo inoltre che attivo il mio sito web www.annasoave.net, dove puoi trovare la mia storia personale e di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi riguardo al network marketing. Network marketing, truffa o reale opportunità? Cerchiamo di scoprirlo insieme. 3, 2, 1, sigla! Io faccio parte di quel popolo di persone che prima di approcciarmi a questa attività avevo un'idea distorta di quello che era il network marketing e l'avevo classificato come la setta della Vanna Marchi della situazione, convinta che le persone che svolgessero questa attività in realtà lo facevano solamente per speculare del denaro, per cercare la via, per avere soldi facili e per riuscire a scavalcare un piano marketing sulle spalle e sul lavoro delle altre persone, insomma, la classica piramide. È successo un grande ma nella mia vita, che tutto quello, tutti i sacrifici che avevo fatto, tutto il sudore per avere una laurea convinta che mi desse un contratto a tempo indeterminato, si è sgretolato in un pomeriggio assolato di maggio, dove il mio contratto l'ho visto sfumare in una decisione di un consiglio comunale che aveva sancito che il nido dove lavoravo sarebbe passato in mano a una cooperativa e non c'era stato alcun accordo per i propri dipendenti. Lì mi sono resa conto per la prima volta che di sicuro nella vita e nel mondo del lavoro non c'è proprio niente e anche i sacrifici che avevano fatto i miei genitori per farmi studiare erano sfumati, mi sentivo in colpa, anche se in colpa non potevo esserlo perché non era una decisione presa da me. E nonostante io avessi fatto un sacco di straordinari, avessi dedicato del tempo anche extra al mio orario di lavoro, quindi in maniera totalmente gratuita, per mantenermi il posto fisso, non era sufficiente. Ho cominciato così ad approcciarmi a un sistema diverso di lavoro. In realtà sono sempre stata una donna che non si è mai arresa ed era convinta che ci fosse una soluzione tra essere una mamma presente per i miei bambini e una persona comunque che era pagata anche dal punto di vista del lavoro. E quando ho incontrato questa opportunità, non te lo nego, l'ho subito allontanata perché ho detto alla persona che me l'ha proposta che io avevo studiato per essere una pedagogista, per fare l'insegnante e questo per me era un mondo totalmente sconosciuto. Tieni conto che non avevo neanche il profilo Facebook, entravo solamente nel profilo di mio marito per fare un po' di sano gossip e per farmi dare delle vite extra per giocare a Candy Crush. Ma mi dovevo reinventare perché facevo già due lavori precari per avere nel portafoglio quel po' di soldi per garantire le spese vive ai miei figli, ma quello non era vivere, era sopravvivere. Mi portavo via tante ore lontane da casa e alla sera ritornavo e non avevo niente di certo in mano se non la mia voglia di rivalsa e di trovare una soluzione. Per questo ho deciso di informarmi e per farlo ho chiesto a dei commercialisti, ho chiesto a dei notai, ho chiesto a degli esperti che mi dessero delle delucidazioni riguardo a questo mondo del network marketing. E ho fatto una scoperta interessante, che c'è una legge che tutela proprio questa categoria di lavoro, che è la legge 173 del 2005, che proprio sancisce che questo tipo di attività è assolutamente legale. Quello che può essere non legale è chi la fa e le aziende. Portandovi anche la mia esperienza, ci rendiamo conto che non è la categoria di lavoro che può essere legale o meno, ma è l'azienda e soprattutto
chi la fa l'azienda, quindi i distributori che ci lavorano, che siano delle persone veramente professionali. L'Italia dal punto di vista legislativo è anche lo Stato d'Europa più severo e che regola il network marketing in maniera più giusta. Quindi tutte le aziende che si approcciano ad un piano marketing che possa far pensare solamente a una piramidale e non a un livello e non a un'attività multilivello, viene assolutamente chiusa e in Italia non può più operare. Il network marketing è assolutamente una reale opportunità di guadagno, però posso darti dei consigli per non cadere nell'errore di prendere una fregatura e sono cose che ho potuto appurare anch'io in quasi 6 anni di esperienza e di conoscenza di tantissime aziende e di tantissime realtà. Per prima cosa, scegli un'azienda che sia solida. Quindi guarda bene il piano marketing, valuta, capisci nei prodotti, che i prodotti siano comunque, se vuoi operare in Italia, che i prodotti siano OTG, quindi che siano approvati dal Ministero della Salute, perché questo ti dà la sicurezza che il prodotto può essere vendibile nello stato in cui tu vuoi operare. I prodotti devono essere lo specchio del tuo valore e della missione dell'azienda. Io, ad esempio, non potrei mai proporre prodotti high tech perché non mi interessa. Nella mia indole ho sempre aiutato le persone a stare meglio e quindi ho cercato un'azienda che mi desse la possibilità, attraverso un multi brand, di aiutare tantissime persone a migliorare la qualità della loro vita. Quindi scegli un'azienda che sia il tuo braccio, l'estensione di quello in cui tu credi e dove vuoi andare. Che ci siano per iscritto i diritti e i doveri del distributore. Questa cosa è importantissima. Quante aziende in questa industria cambiano il piano marketing da un giorno all'altro e i loro distributori possono solamente accettare le nuove condizioni. Ecco, cerca un'azienda che ti tuteli, che metta per iscritto il suo impegno e che metta al centro del suo operato il bene e il benessere delle persone che la rappresentano. Dopo aver scelto l'azienda, scegli la tua persona. Quella che ti ispira fiducia, quella che ha la tua vision, che ti può aiutare a migliorare ogni giorno e che ti dà la giusta carica per poter essere prima di tutto una donna, un uomo, una persona migliore, perché sicuramente sarai anche un professionista migliore. Mi rendo conto che per ogni azienda ci sono tantissimi team, diversissimi tra loro e hanno messo in campo degli strumenti diversi. Non c'è chi è meglio e chi è peggio, c'è la persona giusta per te. Prenditi il tempo e quando l'hai trovata contattala immediatamente e dille: voglio iniziare questa avventura straordinaria con te. Scegli la persona e l'azienda che ti dà la spinta per andare anche verso l'estero e quindi che ti dia degli strumenti dove tu non ti devi per forza muovere da casa, ma puoi espanderti in tutto il mondo. Sii visionario. Scegli chi ti dà degli strumenti di social selling, quindi sono degli strumenti pratici dove possiamo utilizzare i social media in maniera professionale ed etica per accompagnare tutte le persone che ci seguono sui social a diventare dei nostri clienti. Quindi il network marketing è effettivamente una reale opportunità e mi dispiace che chi ha avuto e ha preso delle grandi cantonate pensa che sia solo una truffa. In realtà ha fatto solamente la scelta sbagliata. Ti lascio il mio sito web dove trovi la mia storia personale e un webinar qui sotto dove ti racconto la mia scelta e perché ho scelto questa attività.